Ed eccoci qua nuovamente per commentarvi perlomeno questa partita che sta per terminare fra l'Uraghi Paolo, lo vedete di spalle, della rinascita di Budrione. Questa partita permetterà a chi vince di entrare negli otto, mentre ecco ci sono diverse disparità. Per tanti motivi che non sto qui ad elencarvi, c'è già un finalista, nel senso nei quattro, è entrato Christian Andreani, ha già giocato ed è il primo semifinalista, mentre al campo 1 stanno iniziando la partita Luca Bonifacci della Monastir Treviso, che sta giocando, o perlomeno dovrà iniziare a giocare, sempre per entrare in semifinale contro Rodolfo Peschiera. Però noi stiamo diciamo, per trasmettervi le ultime fasi di questa partita tra Paolo Luraghi e Arrigoni della Orobica Slega di Bergamo. Punteggio in questo campo 9 a 7, quindi siamo in prossimità dell'arrivo, 9 a 7 per Paolo Luraghi. Prendiamo un attimo conoscenza delle bocce per darvi la possibilità di rendervi più facile il riconoscimento, diciamo, delle bocce. Tra l'altro sta giocando abbastanza bene Arrigoni, lo vedete inquadrato in questo momento, della Orobica Slega di Bergamo, che dovrebbe avere due punti a terra, un'altra boccia da giocare, quindi possibilità tantissime di rendere la vita difficile a Paolo Luraghi. Non inserisce questa boccia, vediamo poi il punteggio, se ne rammarica. E il punteggio è 9 pari. Io cedo per un attimo il microfono a un collega, direi, che si presentasse magari, perché io non conosco bene quello che lui ha fatto fino a questo momento. Parlo nella vita, in quanto per noi è stato di grande aiuto, ci ha portato continuamente notizie su quello che stava succedendo in campo. Intanto nome e cognome, e so che hai fatto il giornalista. Amici delle bocce, buona serata a voi tutti. Sono Antonio Rivolta del quotidiano La Provincia di Sondrio. Da 35 anni seguo le bocce, ma oggi parliamo del Gran Premio Valtellina atto 29 e i numeri sono importanti. 186 le gare per questa manifestazione che è iniziata stamattina alle ore 9. Abbiamo 16 ore di gara più o meno perché prevediamo il termine verso le 22, andar bene. 27 i comitati presenti in questo appuntamento sondriese, 78 le bocciofile, tra cui anche alcune bocciofile non italiane della vicina Confederazione Elvetica, 8 i tesserati di serie A1 del 2014, mentre solamente 6 quelli del 2013. Mancano all'appuntamento dei nomi di prestigio i primi 5 della classifica italiana assoluta, tanto per intenderci Benedetti, Formicone, Savoretti e altri che attualmente mi sfugge il nome. Purtroppo la distanza per venire in Valtellina è ardua, l'impresa è difficile, le strade sono difficili ed è comprensibile. All'ultimo momento è mancato anche uno degli attori, Pasquale D'Alterio, però c'è sempre quantità e qualità e quindi il Gran Premio di Valtellina quest'anno però ci ha riservato delle grosse sorprese, soprattutto si è tinto di rosa. Mai così tante donne alla corte di Sua Maestà il coordinatore nazionale Angelo Papandrea presenti a questo appuntamento e hanno dato spettacolo sabato nel meeting trasmesso su questi
diciamo, canali speciali, che è streaming, che sta sempre avendo più successo nel mondo delle voce, ma anche in politica e in tanti settori. Streaming è la realtà del vocismo del futuro? Punto interrogativo, penso di sì. Ma veniamo alla gara di oggi. Siamo ormai alla fase finale, agli quattro atleti che dovrebbero giocarsi il tutto, e ci sono, è un Gran Premio Valtellina all'insegna dei colpi di scena. Attualmente solo Paolo Luraghi, che in questo momento sta pareggiando 9-9, è l'unico che ha vinto questa edizione della manifestazione organizzata dalla Sondrio Sportiva, capitanata dal maestro Girolamo e dai suoi vari validi collaboratori. Mentre il Gran Premio Valtellina tre volte se l'ha aggiudicato Roberto Antonini della Vovarno, campione italiano a terna di recente, e Walter Balirani, il grande Walter, che però più gli anni passano, non è come il buon vino che fa bene, ma lui purtroppo sta perdendo un po'. Solo questi due hanno vinto tre volte. E il più grosso rammarico per gli organizzatori valtellinesi, mai un tesserato di una bocciofila locale di casa nostra, sono 15 le bocciofile valtellinesi, ha vinto questa manifestazione. Tanti piazzamenti, ricordo Massimo Adoni, ricordo Giovan Battista Bongio, purtroppo il sogno anche quest'anno svanisce. Ma questo è il segno della vostra grande ospitalità, quindi, credo. Fa piacere che tanta gente venga in Valtellina, la Valtellina, faccio un po' di propaganda turistica, è una terra meravigliosa, siamo un po' isolati, ma siamo ospitali, siamo generosi. E tu oggi, ieri e oggi hai visto in questo meraviglioso catino quanta gente ha seguito questo appuntamento. Abbiamo bisogno di bocce, abbiamo bisogno di bocce a grande livello. Qui l'attività è intensa, ci sono circa 60 gare all'anno nell'attività provinciale, è un buon risultato per le 15 bocciofile, però noi per seguire le bocce ad alto livello o dobbiamo guardare Mamma Rai, ma che fatica a trasmettere, oppure streaming. E streaming oggi è una realtà del web ed è una realtà importante. Io ti ringrazio, mi sfugge il nome. Antonio Rivolta. Antonio, mi basta Antonio, ma puoi rimanere tranquillamente, guardiamo. Come terminerà questo incontro? Adesso abbiamo visto che Arrigoni ha tirato una boccia sua per realizzare due punti ed è riuscito a questo e si è portato sull'11-9. Quindi... Ed è un altro grosso colpo di scena se Paolo Luraghi, stando com'è il gioco adesso, dovrebbe abbandonare. Un altro grande protagonista che perde questa grande manifestazione. Tu conosci l'avversario? Arrigoni è quotato in questa zona? No, mai. Difatti chiedevo qui nel parterre, dove ci sono tutti personaggi che conoscono, sono rimasti tutti attoniti di questi... Aglani è conosciuto in Valtellina, Aglani ha sempre regalato delle sorprese, si è sempre piazzato, non ha mai vinto. Peschiera è una grossa sorpresa, ma io personalmente, se posso permettermi, punterei su un giovane, Mercanti. L'ho visto giocare molto bene sul campo numero uno poc'anzi, aveva di fronte un avversario che forse era in fase calante, quel terribile Merronino. Però... Adesso sta giocando contro Caccialanza è la Mercanti Luca, Caccialanza è della Caccialanza, di Milano, e lui è già negli otto, quindi tu hai già dato il tuo punto di vista su chi puntare per vincere questa 29esima edizione del Gran Premio di Valtellina. Però visto l'andamento della giornata aspettiamoci di tutto. Sì, anche perché le sorprese nelle bocce ci sono sempre. Continuiamo a vedere questa partita in diretta tra Arrigoni, che va al tiro di volo, colpisce molto bene, il pallino si allarga, rimane il punto comunque, sembra da questa angolazione, l'arbitro me lo conferma, il punto è preso e quindi sarà Paolo Luraghi ad accostare. Paolo Luraghi l'ho visto protagonista in provincia di Sondrio, nella città di Sondrio, una manifestazione nazionale a coppie, tante volte protagonista insieme a fratello Marco, e se la memoria non mi tradisce quella manifestazione l'ha vinta un paio di volte a coppie, però che si disputa il giorno della festa delle donne, la Befana.
11-9 il punteggio per Rigoni, che va al tiro, cerca di eliminare la partita e chiama 9 Luraghi. Ora dispongono di una boccia ciascuno, ma chiama 11. Vediamo un po' se Luraghi, potrei anche sbagliarmi, Luraghi potrebbe avere un'altra boccia, altrimenti mi sembra incomprensibile questa sua giocata. Pienamente d'accordo con te, probabilmente ha un'altra boccia. Sì, ha un'altra boccia. No, no, ha finito le bocce. Quindi ha, partita per Arrigoni. Ha creato forse un bersaglio, ma no, l'Arrigoni ha dichiarato la boccia al volo e questa è la boccia della partita per lui. Quindi momento emozionante dell'incontro. È un altro colpo di scena della giornata. Ma avrei tirato il pallino, dai, adesso poi può anche forare, cosa ti devo dire? Bassa. Laterale. E questo è un jolly che ha pescato, secondo me, Paolo Luraghi, mettendo una boccia, non bersaglio dietro il pallino, è cosa non consueta, direi. Però l'esperienza viene a galla. Sì, l'esperienza viene a galla, però questo è un jolly che ha pescato, perché in qualsiasi posto avrebbe messo quella boccia. L'avversario chiama 11, il gioco ti dice che devi tirare il pallino. Quindi... condivido pienamente d'accordo con te. Ok, vedete il punteggio 10-11, sempre più emozionante questa partita. Vediamo come imposta il gioco Paolo Luraghi. E abbiamo anche un super tifoso che ci segue, figlio di Graziano Maffia, un giocatore di Serie C del Comitato di Sondrio, che quest'anno ha vinto ben 22 campi ed è passato di B. Quindi il figlio che ti chiami? Kevin. Kevin. Edi? Kevin. 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 Nome. Segue, è sempre presente in tutti i bocciodromi, di sera, di mattina, di pomeriggio, a seguire le imprese del papà. E noi abbiamo bisogno, la nostra federazione ha bisogno di questi ragazzi che crescano, altrimenti le bocce finiscono. Eh sì, è questo il grosso problema. C'è troppa differenza tra il pianeta Serie A1 e tutto il resto. E tutto il resto. Vediamo Benedetti, Arrigoni che riesce a prendere un ottimo punto. Era la boccia giocata da Paolo Luraghi. Ha creato, crediamo, un bersaglio. Non sappiamo se a 2 o 3, adesso ce lo dirà l'arbitro. Tira la classica palombella, ma sbaglia tutto, anche se era un bersaglio 3, no, non lo era. Non lo era. C'è un vantaggio. E qui Arrigoni deve approfittarne per andare avanti, è la sua grande occasione, prima non l'ha sfruttata con la bocciata al volo. Adesso Paolo tenta un altro jolly, dopo aver sbagliato la bocciata cerca l'appoggio sulla boccia del punto. Direi che è tirata bene, forse è veloce, non fa in tempo a scendere, è troppo veloce e al 99% qui perde l'incontro Paolo Luraghi. Le bocce sono proprio rotonde. Se esce anche Paolo, vincitore di questa 29esima edizione sarà la prima volta. Tenta di buttare fuori il pallino, non vi riesce, vince con merito, direi, Arrigoni dell'Orobica Slega di Bergamo. Ci sentiamo dopo. Sì, noi ci fermiamo ancora 5 minuti. Grazie Antonio.